Salve a tutti ragazzi, oggi siamo qui per fare stranamente una toy box. So che non vi sembra una toy box, però vabbè, visto che è dedicata a My Little Pony, ho pensato di metterla in questa nella boutique di Rarity e usarla come toy box questa volta. Se vi piace, diciamo, questa specie di nuova idea riguardo a quando sono due, una bustina di My Little Pony, allora scrivetemelo nei commenti. Allora, scusate prima se sono sporco, ma sto facendo una custom che, se poi volete vedere com'è venuta, seguitemi su Google Plus e Facebook e Instagram, se vi va. Poi se non vi va, sono anche su Wattpad, però non ci sto passando più tanto tempo perché l'ho dovuto cancellare e non ho mai il tempo di installarlo di nuovo. Comunque oggi ho preso due blind main nuove della nuova Friendship is Magic Collection dedicata all'angolo zuccherino dal giornalaio per 2,90 euro. Io le prendo, tanto comunque sono solo questi due. Purtroppo, diciamo, mentre aspettavo il momento di fare il video, ho notato le cartine. Già, queste qui sono trasparentissime. Guardate, a me si vede che qui è Twilight e qui si vede un po' l'orecchio, ma è Rainbow Dash. Le ho entrambe, però. Oh, scusate, ma è fuori. Ecco. Allora, scusate, ma Twilight fortunatamente ce l'ho di cristallo, quindi una Twilight colorata mi va bene. Ma Rainbow Dash, io non è che odio Rainbow Dash, però non ce la faccio più. Ho tantissimi Rainbow Dash e non ce la faccio più. Ma vabbè, intanto andiamo a vedere le bustine. Mi dispiace soltanto che non sia arrivata quella lì di casa alla famiglia Apple, che lì ci uscivano i personaggi glitterati e personaggi comunque più esclusivi con forme diverse, mentre qui sono sempre i soliti, quelli della Wave 5. Ma per chi non la trovate come me, io ne ho solo una, ovvero Sunny Days, lei. Chi non le trovate potete prendere queste. Comunque ci escono loro con i capelli glitterati, quindi non è una Rainbow Dash doppione, ma ok, non la cambio, cioè, perché significherebbe poi prendere un altro doppione. Mi va bene così, anche perché credo che prenderò solo questi due, perché a parte che sono pony della vecchia serie e che costava 2,50 euro e adesso costa 2,90 euro. Ma poi comunque sono pony molto particolari, quindi preferisco prendere le wave più particolari. Però adesso andiamo a vedere la bustina. Allora, qui in alto c'è scritto My Little Pony, c'è scritto dai 3 anni in su. Poi c'è scritto collezionare tutti e 24 con un bel punto interrogativo. Esclamativo. Un pony e una carta da collezione. Poi c'è Sunny Days, Lyra e Pinkie Pie. Salve a tutti, sono Pinkie Pie e sono qui presente per la review. No, Pinkie, la faccio io. Ah, che presente che sei. Ma davvero fai? Poi, qui c'è scritto collezione amicizia magica e c'è un bellissimo artwork, infatti mi piace molto la bustina, dell'angolo zuccherino. C'è scritto Hasbro, se riuscite a notare lo sfondo è pieno di ghirigori e pua e cuoricini. Cuoricini love a tutti quanti. Molto carino. E dietro di loro ci sono i ghirigori. La cosa che mi piace di queste bustine è che hanno non più sempre Twilight, quindi danno un poco spazio a tutti. Il retro è molto semplice perché è sempre questo pattern, con di nuovo il logo collezione dell'amicizia magica più grande e My Little Pony. Qui ci dice che è consigliato dai 3 anni in su, quindi pericolo di soffocamento. Qui ci parla dei diritti riservati alla Hasbro, codice a barra e varie. Ad esempio, se avete problemi con il pony che vi è uscito, potete, non so, inviare un'email a questo indirizzo. Si dice sempre collezionale tutte, quindi
Poi c'è Disedicola che sponsorizza le blind bag, che però non è mai stato così grande il logo, quindi meno male perché non l'avevo mai notato. Il simbolo di riciclaggio, CE e albero di nuovo. Bene, l'altra bustina è semplicissima. Stranamente a me non ci sono le cartine, quindi non so, può darsi che... apriamole. Userò la forbice perché appunto non vorrei strapparle troppo. Quindi ok. Sperando che si aprano lo stesso. Allora. Ah, il fogliettino sta dietro per non far vedere il pony. Allora, ecco. Oh mio Dio, è piena di brillantini questa povera. E il fogliettino bianco che ormai non mi serve più. Ah, che bella questa cartina. Anche se però gli hanno fatto i capelli viola. Toilette non li ha viola. Non ho purtroppo. Ah sì. Dai, via blu. Quindi non è che si è fatta il colore in questa wave. Comunque, capelli viola sembra un altro personaggio. Gli occhi molto molto chiari gli hanno fatto in quest'artwork. Questa ciocca che non è manco fucsia, neanche qui. Non gliel'hanno fatta neanche sulla coda. Twilight Sparkle, un muffin con il suo cutie mark che riporta i suoi colori, e un altro muffin dietro di lei. La collezione dell'amicizia magica My Little Pony, albero www.mylittlepony.com, ed è la numero 1. Qui ci dice sempre la solita storia, però parla dell'angolo delle dolcezze. Cosa? Non è l'angolo zucchino? Vabbè, intanto cerco di... Oh mio Dio, anche... piena di brillantini che sono incollati a quanto pare. Cioè, non ci posso credere. Toilette e brillantini in faccia incollati. Cioè, sembra che ha una fatice, che ha la fatticella semplicemente. E non vorrei neanche lavarlo, oppure tutti questi qui li perde, quindi non posso lasciarla con la fatticella, neanche con l'assalto di lei, e ci provo un pochino a farli con la forbice. Intanto però sono felice che comunque toilette, perché è una toilette colorata, già ve l'ho detto, quindi però ve lo dico di nuovo, non ce l'ho. E forse sì, hanno fatto gli occhi un po' troppo chiari rispetto a come li ha toilette normalmente, che sono viola. Non so, sembra molto ametisti star per come l'hanno realizzata, però Mythic Star forse aveva gli occhi diversi, però vabbè, la lasciamo così. Ecco Twilight. Allora, oltre ad avere la ciocca brillantinata di fucsia, ha i capelli viola, vabbè, e il corpo viola chiaro e gli occhi di un rosa molto chiaro. La coda è semplicissima, non ha i brillantini, ma non ha neanche la mesh come è stato disegnato sull'artwork della cartina. Ma ok, non ci accontentiamo lo stesso. E potevano anche fare continuare di qua. La cartina di Rainbow Dash. E allora, qui è brillantini, il suo cutie mark sempre con però quei colori celesti, Rainbow Dash. La cartina poi è identica ed è il numero 2, e mi sembra normale perché questa è AB, questa è A e questa è AB, per chi volesse i codici. Ma se vi capita anche a voi la fortuna di vedere, io non ho visto, cioè me la sono presa a caso, perché faccio sempre così, pensando di avere la fortuna del principiante. Con un'altra Rainbow, però è molto carina questa, anche se colorata davvero molto male. Cioè, guardate qui, guardate, non è colorata e per niente bene. La coda, vabbè, è fatta benissimo, devo dire la verità, mi piace molto la coda, però non è colorata per niente bene questa Rainbow Dash. Guardate qui. Poi i brillantini non sono neanche stesi molto molto bene, però rispetto a Twilight che è uscita con la varicella, lei è normalissima e mi piace moltissimo. Naturalmente Rainbow Dash è sempre la solita, di questo colore celestino chiaro, i capelli nella criniera come il pony semplice, ovvero lei. Non ci fate caso che è tutta bellina, ma io mi diverto con Rainbow Dash. Che ha rosso, arancione, arancione così. Cioè qui l'arancione l'hanno sostituito con i brillantini, ma hanno messo comunque.
il verde acqua che di solito non ha e il biondo. E qui anche il verde acqua di solito l'aveva qua insieme anche a questi due colori, ma si vede che l'albero si scocciava di colorare anche i capelli. Vabbè, che dire di queste blind bag? Secondo me sono un pochino una delusione e un pochino una cosa innovativa, perché comunque non abbiamo avuto mai dei pony con i capelli glitterati. Ricordano tanto quelli Rainbow Power, quindi non so se volete fare una storia in cui Rainbow Dash è piccola, poi diventa grande ed è quella Rainbow Power. È molto carino farla. Poi comunque se non avete le Min Six sono davvero facili da trovare se leggete i codici. Ad esempio si leggono molto bene perché si trovano nella parte chiara. E niente, vi saluto e ci vediamo con un prossimo video, naturalmente. Niente, spero che questo qui vi sia piaciuto. E nulla. Ciao ciao. Spero vi siano piaciute anche loro. E niente, sono davvero molto carine. Diciamo che la Jedis fortunatamente ci porta ancora qualcosa qui in Italia. Quindi ringraziamo la Jedis. Ciao. Why, but you work, 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 you don't like